Siamo con il sindaco di San Pietro di Feletto, Maria Assunta Rizzo. Oggi una giornata storica per questa scuola, secondaria di primo grado del suo comune. È anche un passaggio simbolico di testimone con un altro grande amministratore di questo territorio, Luigi Bazzo. Sì, buongiorno a tutti. Non potevamo assolutamente non intitolare questa scuola a una persona come l'avvocato Luigi Bazzo, questa persona carismatica che ha voluto con tantissima volontà questa struttura, che oggi ci ha lasciato un gioiello, perciò il riconoscimento più bello che potevamo dare a lui era proprio intitolare questa scuola a lui. Al giorno d'oggi si parla di emergenza educativa, ma l'avvocato, come veniva chiamato Luigi Bazzo, l'aveva già anticipata questa cosa, investendo già diversi anni fa su una struttura scolastica che è ancora una buona struttura. È ancora una buona struttura e grazie a lui che ha visto davanti, ha pensato in grande e ha pensato ai nostri ragazzi, alle nostre nuove generazioni, perché come dicevo prima era più semplice andare a Conegliano, però lui ha voluto assolutamente dare a questo piccolo comune, San Pietro di Feletto allora, che era in crescita demografica, e ha voluto proprio dare una scuola per le nuove generazioni e qui è stato veramente un grande. Siamo con la professoressa Ceschin in rappresentanza della dirigente di questa scuola. Come avete preparato i ragazzi per questa intitolazione, per questa inaugurazione? Gliel'abbiamo detto e abbiamo lasciato volutamente che loro avessero una grande parte in questa cerimonia che era soprattutto loro e per loro. E quindi abbiamo anche lasciato spazio ad esempio alla scelta dei canti. La scuola la devono sentire loro. Per loro adesso è importante avere un nome, lo ha detto bene Maria Alba quando ha parlato a nome dei ragazzi attraverso la voce del CCR. La scuola è un po' una parte della tua identità di studente. E effettivamente quando sono arrivati dalle elementari, Maria Alba è una mia alunna, si presentano e tutte le scuole primarie hanno un nome. Questa diventava un po' la scuola del territorio, però come ha detto giustamente la dirigente in apertura, la prima cosa che si dà a una persona, ma pensiamo anche a un oggetto caro, siamo con i ragazzi, pensate anche a loro peluche, danno un nome, il nome è identificativo, è una parte di sé. E mi ricordo benissimo il discorso che ho voluto fare oggi, si diceva sì, la scuola quando la faranno, poi Nemesi Storica vuole che io sia da oltre un decennio insegnante in questa scuola e rivesta da quest'anno anche un po' questo ruolo, quindi probabilmente abbiamo anche trasmesso il fatto che io, ma non solo io, l'abbiamo vissuta questo processo di conoscenza verso questa persona che ha dimostrato non solo una sensibilità ma soprattutto di credere nei giovani. Oggi abbiamo visto tanti amministratori vicini alla vostra inaugurazione, tanti ragazzi, professori, penso che sia il momento anche dei ringraziamenti. Beh sì, io devo intanto ringraziare le precedenti amministrazioni perché hanno portato avanti il progetto dell'avvocato Luigi Bazzo, ma anche poi incrementando con la scuola elementare, con la struttura sportive e anche la palestra, ma devo veramente ringraziare sia Maria Su Botteon che Loris D'Alto, il precedente sindaco. Io ho solo intitolato la scuola, ma un grazie veramente grande a loro.